Bene, io devo anche sottolineare che sono qui al posto di Cristiana Rogate, che per un motivo delicato e a cui rivolgo tutti i miei migliori auguri non è potuta intervenire per chiudere questa giornata e anche per dare il via alla giornata di sabato. È un gruppo omogeneo, sono praticamente il gruppo del terzo settore, praticamente quel settore a cui bisogna dare per l'interesse generale, per il bene comune, per aiutare i deboli, gli svantaggiati, gli emarginati, i sofferenti. È una parte vitale del nostro sistema che ha veramente bisogno di essere considerata una colonna della sostenibilità e quindi le aziende devono rivolgersi con maggiore attenzione al terzo settore, in quanto è veramente fondamentale affinché la società sia sempre più coinvolta. La coesione sociale parte proprio dall'interazione tra chi può dare e chi deve ricevere per il bene generale. Quindi è una comunità di interessi convergenti quella che stiamo costruendo. Quindi abbiamo fatto parlare due esempi di comuni, perché i comuni sono i primi ricettori di tutto il sistema della vita comune. Abbiamo sentito chi parla di sanità, chi parla di disagio sociale, chi parla di ricerca. E quindi è tutto un sistema che da solo non ce la può fare come serve che faccia, perché solo attraverso un potenziamento della forza del terzo settore, che conta tantissime energie oggi date soprattutto con volontariato, possa progredire molto di più e sostituirsi in forma di sussidiarietà a ciò che lo Stato non riesce a fare, perché aumentano le esigenze, perché aumentano gli anziani, aumenta la durata della vita e aumentano anche le povertà. Finché noi non convertiamo l'economia in un sistema più equo, almeno subito attiviamo una formula di equilibrio. Quindi quello che questo congresso fa e che ha presentato nella chiusura di venerdì e che presenta nell'apertura di sabato è proprio una carrellata sulle diverse potenzialità. Nella giornata di sabato ci sono solamente video registrati precedentemente, perché abbiamo consentito a chi non poteva venire naturalmente, ma era meglio che presentasse con calma le sue proposte, di avere una giornata tutta per loro. Ma anche nella giornata di sabato ci sono altri interventi che non sono solamente di terzo settore, perché abbiamo il CSR Network Manager che presenta l'osservatorio, la professoressa Francesca Romana Rinaldi della Bocconi che presenta le Fashion Industry 2030, un'azienda come Glovo che presenta anche il suo intervento a favore delle consegne ai più deboli, gratuite. Poi c'è il Museo del Risparmio che ci racconta cosa serve anche per spiegare concretamente i passaggi della formazione e della divulgazione della cultura finanziaria. Abbiamo un esempio di un'azienda Ecolbio che ci racconta come l'entusiasmo di un scienziato di provincia è riuscito da solo a fare un'azienda molto interessante sotto il profilo di alcune formule per la salute. Ci sono due o tre esempi che a me sono piaciuti molto. Silvia Polleri ci ha presentato della Sapienza in Tavola, che è il ristorante fatto dei carcerati, aperto al pubblico. Ed è un'entusiasmante esperienza, perché è un'esperienza che ci vogliono anche copiare all'estero. Difatti Silvia è stata contattata da più parti. Poi abbiamo anche la storia di
cooperative Big Bang, che sono anche delle persone disagiate che hanno, gestiscono anche loro un ristorante, quindi due tipi di persone o di persone che hanno, diciamo, delle posizioni diverse dalla comune coesistenza, che si danno da fare per avere un ruolo. Il problema delle diversità è un problema di ruolo. Se riuscissimo a dare a tutti quanti un ruolo, queste diversità verrebbero molto meno. C'è una barriera all'equità dei ruoli. Borcate dal vivo, noi che abbiamo molto impegno sul progetto Italive, che serve per valorizzare gli eventi distribuiti nel territorio, ve ne ha parlato ieri Valeria Picchi, ha raccontato che sono migliaia di interventi l'anno che vengono promossi attraverso un portale che raccontano a chi cammina, passa con l'automobile da qualche parte delle autostrade, sa cosa succede lì intorno, un evento, una manifestazione fieristica, una rievocazione storica, uno spettacolo, eccetera. Borcate al vivo fa una cosa speciale da tanti anni e quindi è proprio l'innovazione sociale e l'innovazione culturale e sociale nei borghi alpini, è una cosa molto interessante che potete anche guardare. C'è una SPA, la fabbrica, che promuove dei giochi, diciamo l'edutainment, molto qualificata e molto avanzata. Poi abbiamo la prevenzione dei rischi per il futuro sostenibile dei beni culturali, che ci propone SOS Archivi, l'associazione di Massimo Cruciotti. Poi abbiamo Avis Regionale Veneto, che parla di donazione e accessibilità. Poi abbiamo la Fondazione Accademia di Comunicazione, che ci dà molte indicazioni su come comunicare meglio, soprattutto per le piccole imprese. E poi abbiamo la cooperativa Dianova, che la sostenibilità non è una questione di causa. Cioè, allora, ognuno ha una storia da raccontare, ognuno ha un aiuto da dare, ma tutti quanti dobbiamo dare un aiuto a loro. La coesione sociale, l'equità sociale, dipende soprattutto da questa comunità che noi stiamo creando. Questo congresso finisce così, è una grande esperienza. Pensate che solamente questi due momenti di pomeriggio di venerdì e di lunedì mattina, di sabato mattina, sono 26 esperienze. Ne avremmo potute mettere almeno 50 in più. Tante sono quelle che abbiamo raccolto e che ci proponiamo in qualche maniera di divulgare attraverso Nexpedia, la nostra enciclopedia del fare sostenibile, dove metteremo tutta questa documentazione. Metteremo tutte le esperienze che nel tempo renderanno ancora più facile l'accesso a un percorso di trasformazione sostenibile. Grazie a tutti, è stato un grande successo, vi ringraziamo tantissimo, migliaia e migliaia di contatti ci hanno veramente dato la dimostrazione che la nostra fatica è stata giusta, speriamo che diventi ancora più utile a tutti per il progresso della sostenibilità diffusa. Grazie a tutti e arrivederci.